Ma buonasera e benvenuti ad una nuova puntata del Festival Talent. Siamo tutti carichi nel vedere i nostri ultimi concorrenti di questa quarta edizione del Festival Talent. E sono qui con i nostri giudici Michele Rossi. Buonasera Silvia, buonasera a tutti. Romana Sciarretta. Buonasera, buonasera a tutti. Salutiamo Stefano De Maio. Un bacione. Ciao Stefano. Passiamo subito alla nostra prima concorrente, Nicole Serafini. 17 anni di Todi, ballerina. Il titolo della sua performance è Due vite, ma prima seguiamoci la sua intervista. Diamo il benvenuto alla bellissima ballerina Nicole Serafini. Grazie di essere qui con noi al Festival Talent. Grazie a voi, è un piacere. Nicole, raccontaci come nasce la tua passione per il ballo. Allora, diciamo che io sono nata un po' ballando perché mia mamma è insegnante di danza, quindi già nella pancia iniziamo un po' a muovermi e poi la passione me l'hanno trasmessa sia la mamma che la zia e a me piace tantissimo e spero di portarla avanti il più possibile e spero di realizzare quei piccoli sogni che ho nel cassetto. Allora dicceli subito quali sono i tuoi sogni, ma prima di dirceli voglio salutare la tua insegnante, le tue insegnanti, salutiamole, bravissime. Ciao mamma, ciao zia. Tu fai parte di una scuola di danza, giusto? Ci vuoi parlare di questa scuola? Allora sì, studio presso Olimpia Todi, che è appunto la scuola di mia mamma e di mia zia, e studio principalmente con insegnanti esterni, in quanto io penso che per crescere e essere sempre più motivata è importante studiare con insegnanti esterni, nonostante ovviamente mia zia e mia mamma sono insegnanti e niente. Sogni nel cassetto, ci dicevi, sogni nel cassetto. Che tipo di sogni hai? Mi piacerebbe andare in accademia e specializzarmi nella danza moderna, dopodiché vorrei prendere le orme di mia mamma e di mia zia e studiare e insegnare appunto danza. Ah, quindi ti piace anche l'insegnamento? Attualmente aiuti nella scuola di danza, fai già dei corsi, magari hai le bambine più piccole, bambini più piccoli? Sì, già insegno, sono come un assistente di mia zia e mi piace tantissimo perché ho proprio con le bambine e mi danno moltissima carica. Ok, allora Nicole, io ti ringrazio tantissimo di partecipare al Festival Talent e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutto. Grazie, a presto. Grazie mille.
Ed eccoci di ritorno in studio. Michele, a te. Mi è piaciuta, commentavamo anche fuori onda, ovviamente io qui mi rivolgo all'esperta, io posso soltanto giudicare quello che ho visto da spettatore, da semplice spettatore. Ho visto una bellissima ragazza, quindi una forma di donna molto molto carina, molto elegante, i movimenti che si addicevano appunto al suo corpo. Poi commentavo una cosa stupida forse, il costume un po' troppo scomodo un po' per questa esibizione, non lo so, chiedevo all'esperta dopo. Me sì, lo dirà. Voleva non essere comodissimo. Però ho visto che i movimenti c'erano, magari non perfetti come si può vedere magari in una professionista a livello professionale, però credo che l'approccio sia buono e che sia sulla strada giusta, perché ho visto dei movimenti proprio leggeri, quindi una cosa, un movimento leggero, credo che una ballerina si giudichi anche da questo. Sì. Quindi positivo come esibizione positiva. Romana, a te. Allora. L'ho detto tanto. No, perché vabbè, l'abbiamo anche commentata ovviamente mentre la guardavamo, quindi è importante anche un occhio, secondo me sempre, non solo gli occhi da esperto, no? Perché è anche importante tante volte per noi sapere anche un giudizio da chi è esterno, da chi è anche competente, no? In altre cose artistiche, ovviamente, come io posso commentare o posso giudicare un cantante o un attore. Cioè, certo. Non so esattamente, no? La tecnica della musicalità, di una voce sempre o di un attore, spettacolo. Però sempre arte, certo. Quindi insomma la percezione di ciò che dove sta qualità si percepisce, sì. No? Quindi sicuramente, vabbè, questo ovviamente è il mio campo, quindi posso dire lei, sì, questo che diceva Michele, a parte, vabbè, un'estetica molto bella, questo, insomma, danza non è poco, questa fisicità... insomma piacevolissima, poi insomma una struttura corporea le bella, braccia in particolare bella, sembra le gambe, cioè delle gambe molto belle, sì. Quindi quindi sì, sicuramente è un sì, come ballerina mi è piaciuta, è l'unica cosa dove ovviamente dovrà insistere molto è la tecnica, la precisione di movimento, di tecnica in generale, ecco, però ovviamente sono ragazze che devono studiare e quindi il loro percorso è quello, quindi le rimane soltanto questo che è il punto, diciamo, focale di danza, che è quello di studiare soprattutto la tecnica e quindi essere precisa e perfetta nel dettaglio, ecco. Avere anche un corpo, una fisicità, come dici te, che è magari perfetta anche, no? Voglio dire, per una ballerina, quanto aiuta nell'apprendimento? Aiuta o no? Ma no, non è, okay. Aiuta sicuramente come giudizio, diciamo, esterno, anche come ha detto lei dell'Accademia, perché purtroppo è come fa la modella, cioè purtroppo ci sono delle regole, è un po' selettiva danza, certo. Per quanto riguarda il peso, la fisicità, queste sono purtroppo... Danza classica forse in particolare? Oppure danza un classica po' in particolare, diciamo, sì, hip hop sicuramente è molto più libero, danza contemporanea anche adesso sta diventando, cioè, nei paesi esteri sicuramente sono meno duri come... criticità, diciamo, di aspetto, però no, non serve, direi, tanto quello, più che altro è lo studio, ecco, che è una volontà in sacrificio, è quotidiano, è costante, insomma. Certo, e ci vuole. Sempre. Passiamo ora al nostro secondo concorrente, Federico Latini, 23 anni, di Terni, attore. Il titolo della sua performance è Il fattaccio del vicolo del Moro, ma prima seguiamoci la sua intervista. Diamo il benvenuto al bravissimo attore Federico Latini, grazie di essere qui con noi al Festival Talent. Ciao, grazie a te. Federico, raccontaci come nasce la tua passione per la recitazione. Beh, è una passione che ho fin dalle medie, quando facciamo dei piccoli corsi di recitazione. Poi si è evoluta anche nel liceo, e anzi al liceo poi ho potuto dare sfogo alla mia creatività creando e dirigendo spettacoli.
E ultimamente seguo dei corsi teatrali, tra cui quello con Vanessa Liodori e Mirko Liodori, quattrenni, che saluto tantissimo e salutiamo. Grazie per tutto quello che mi stanno insegnando. Bene. Cosa ti piace in particolare della recitazione? A me piace più che altro, oltre che ovviamente la componente artistica, anche la componente visiva, come le scenografie, i costumi, le luci, mi piace la questione che tu puoi interpretare un personaggio, tu puoi vestire i panni di qualcun altro, e questa è una cosa che, oltre che ovviamente essere una bella cosa, ti aiuta molto anche nella vita. Come mai in particolare ti aiuta? Ti aiuta perché ti fa imparare quella che è la concezione del mettersi nei panni di qualcun altro. Quando tu, una cosa che mi insegnano Mirko e Vanessa, bello, che quando tu interpreti un personaggio, devi essere quel personaggio, ragionare come quel personaggio, muoverti come quel personaggio. Quindi anche nella vita, magari vedendo una persona, impari un po' anche a pensare a come quella persona si muove, come quella persona pensa, e quindi sei molto meno incline a pregiudizi. Almeno questa è la mia visione. Bellissimo, bellissimo pensiero, bellissimo commento. Quanto è difficile mettersi nei panni degli altri? Allora, a livello recitativo o a livello... recitativo. A livello recitativo dipende dalla tua predisposizione, dipende dalle tue attitudini, perché ci sono persone più adatte a interpretare determinati ruoli e persone adatte a interpretarne altri. E anche per questo Mirko e Vanessa ci dicono sempre: uscite dalla vostra zona comfort, interpretate personaggi che non sono nelle vostre corde, perché così imparate. Quindi dipende dal personaggio alla fine. Okay. Io ad esempio, un piccolo spoiler di del saggio che faremo a giugno, io interpreterò il personaggio di Dante, che è un personaggio che io non sapevo come interpretare, ma comunque è una sfida e a me piace molto. Bene, ok. Grazie tantissime Federico e a presto. A presto, ciao. Sor delegato, vi starete chiedendo se la storia del fattaccio del vicolo del Moro corrisponde al vero. E come una mano così avvezza a un lavoro tanto bello abbia spaccato il cuore a mio fratello. Papà era morto da poco. Eravamo io, la mamma e Gigi, mio fratello. Ma non ci mancava niente. Avevamo quel poco che bastava per campare. La mamma cantava e rideva davanti alla loggetta. Ci baciava in fronte e ci diceva: figli miei belli, siete voi i miei gioielli. Poi Gigi cambiò. Iniziò a frequentare i peggiori bulli del quartiere. Seppi che quando non c'ero veniva a casa, apriva i cassetti e quel poco che avevamo se lo portava via. La mamma non diceva niente, ma non rideva più, non cantava più davanti alla loggetta. Al che una sera presi da parte Gigi e gli dissi: Aggi, Aggi, mamma sta tanto male. Non me la fa morire de crepacore, che lo sai, che gli voglio tanto bene. Gigi mi fece una risata in faccia e se ne andò. Intanto nell'altra stanza mamma pregava davanti alla Madonna e piangeva. La sera del fattaccio, che so, saranno state le 5, le 6 del mattino, sento come una lotta fuori dalla stanza. Sento la voce di mamma che fa: Aggi, Aggi, te prego, non mi portassi via il brillocco. È l'ultimo ricordo che c'ho di tuo padre. Pensa a me che so tua madre. Pensa a tuo fratello. E che me importa a me di mio fratello? Che venga, gli farò assaggiare la punta del coltello. Al che io, m'alzai, aprì la porta, andai verso Gigi e la mamma, prevedendo la lite, si mise in mezzo, ma Gigi aveva già afferrato il coltello. La mamma si mette in mezzo e casca! E non si muove più! Io mi giro verso Gigi e gli faccio: che hai fatto? Che hai fatto, bastardo? M'hai ammazzato, mamma!
Io mi butto su di lui come una iena, gli strappo il coltello di mano, poi vedo tutto rosso. Me l'hai! Eccoci qua in studio, complimenti anche a Federico Latini. A te, Romana. Allora, oggi ci sentiamo soli con Michele, allora parliamo, ci ha lasciato soli Stefano. Approfitto subito per ricordare che Stefano De Maio chiaramente segue tutte le performance dei nostri concorrenti e analogamente a voi darà la sua espressione, la sua valutazione, quindi anche se oggi non è qua in studio, però chiaramente c'è anche il voto di Stefano De Maio. Sì, ecco, col fatto che non c'è lui, quindi sicuramente era per noi un punto, un valore aggiunto. Sì, comunque ci, no, parlandone, un aiuto per capire magari anche meglio, quindi ecco, noi siamo un po' più profani in questo giudizio. Allora, di questo parlavamo infatti con Michele, ci è piaciuto comunque come performance, poi ecco, molto giovane, quindi si vede anche molto coinvolto in ciò che faceva, in ciò che stava facendo. Questa cosa, questa scelta, ne parlavamo, di stare tutto il tempo seduto, forse non ci è piaciuta tantissimo a me e Michele, solo oggi siamo abbastanza d'accordo. Perché non c'è Stefano. Perché non c'è Stefano e dobbiamo andare per forza d'accordo. Però ecco, questa cosa forse di... Sarebbe stato carino appunto vedere anche, Ace ha gesticolato molto nella sua performance, però magari vederlo in figura intera, in piedi, anche con dei movimenti, altri movimenti del corpo, magari avrebbe trasmesso ancora di più. Non so, sinceramente... Può darsi che è attratto proprio dalla scena questa postura, Magari sì, non è modo di una confessione. Spesso capita così. Siccome parla appunto di un omicidio, quindi magari è una confessione, si sta confessando. Sì, può darsi. O è interrogato, sì, e quindi è stava... la nostra ignoranza. Però, sinceramente, l'ho visto molto preso dai movimenti delle mani, magari anche di tutto il corpo sarebbe stato anche più, forse più carino. Forse ci sarebbe piaciuto, ecco, vederlo più... Comunque è stato bravo, cioè abbiamo notato un modo di comunicare, quello che ci stava raccontando, diretto, convincente, quindi insomma... Sentito, come deve essere insomma un attore, per cui insomma, assolutamente ci ha trasmesso quello che raccontava. Purtroppo tante volte adesso qualcuno che abbiamo visto non è stato così convincente come Federico. Devo dire che ci ha trasmesso quello che stava raccontando, quindi a noi è piaciuto. L'idea magari di vederlo a figura intera forse ci avrebbe convinto ancora di più. Comunque poi ci appelliamo al giudizio di Stefano, perché il suo è un giudizio tecnico, il nostro è di semplici spettatori. No? E non solo, insomma, di grandi artisti di spettacolo, quindi. Ed ora passiamo alla nostra ultima concorrente di questa puntata e di tutto il Festival Talent. Siamo arrivati alla fine, siamo emozionati, Michele. Assolutamente sì. Dulcis in fundo, che è un cantante, no. È una ballerina. Non mi fai finire con un cantante. Romana, con una ballerina finiamo. Ci sono stati così pochi di ballerini, almeno. Io avrei preferito finire con un cantante, lo sai. Invece ti è. Ho vinto io. Ma vincerà un cantante. Chi può dirlo? O una sì. Oppure Stefano avrebbe detto un attore. Esatto. Eva Tombesi, 12 anni, di Terni, ballerina. Il titolo della sua performance è Drums, ma prima seguiamoci la sua intervista. Diamo il benvenuto alla bellissima ballerina Eva Tombesi. Grazie di essere qui con noi al Festival Talent. Grazie a voi. Eva, raccontaci come nasce la tua passione per la danza. La mia passione per la danza nasce da quando sono piccolina, con la mia prima insegnante, Clementina. E lei mi è stata molto d'aiuto, mi ha insegnato a ballare e ho... Questa passione l'ho trasportata fino ad ora perché mi fa sentire molto bene. Tu pratichi tutte le forme di danza, danza classica, danza contemporanea, danza moderna. C'è un genere in particolare che ti piace di più?
A me piace molto danza moderna o hip hop, perché mi fa sentire proprio bene, mi sfogo molto di più rispetto alla danza classica, perché è più, cioè, nella danza classica devo rappresentare tipo più le emozioni, devo fare meglio comunque i movimenti, Certo. invece nella danza moderna e hip hop mi posso sfogare molto meglio. Ok, e fai parte della scuola di Rosanna Filipponi, che salutiamo. Assolutamente. Eva, ti piacerebbe fare questo di mestiere? Sì, mi piacerebbe tanto fare questo di mestiere. E, è un mio sogno da quando sono piccolina, andare anche in un'accademia e spero di realizzarlo. Bene, allora io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti ringrazio ancora della partecipazione al Festival Talent. A presto! A presto. La nostra ultima concorrente di questa edizione, della quarta edizione del Festival Talent, lo ribadisco, ma che bello tutta la quarta edizione. Eva Dommesi, Michele, a te. Si chiude bene questa edizione con Eva, che mi è piaciuta moltissimo. Nonostante, insomma, la giovane età, ho notato comunque una buona tecnica. Ormai sono diventato anch'io esperto e Bravo. riesco a distinguere anch'io la tecnica. Mi è Bravo, bravo. piaciuta molto, senti anche questa, la coreografia mi è piaciuta Perché molto. l'ho detto io? Perché l'ho Ecco. detto? Perché lui mi frega le cose No, mentre ma vediamo l'ho i notato anch'io. Guarda, ho notato dei mentre passi vediamo. molto originali che non si vedono Ok. Ecco, spesso. Questo non l'avevi Questo detto. non lo vedi. Questo non... No, Ok. veramente, alcuni passi che siamo abituati a vedere balletti anche attraverso questo programma, siamo abituati anche attraverso la televisione. Ho notato dei passi che sinceramente non avevo visto in altre situazioni. Quindi complimenti a chi ha pensato alla coreografia, che è riuscito a dare un tocco originale, perché credo che i movimenti ormai si E ripetano. E voglia. quindi se uno si inventa qualcosa di nuovo è molto molto importante, Beh, molto... sì. Salutiamo Rosanna Filipponi, l'insegnante di Assolutamente Eva, sì. eh? Complimenti, insomma, a Bravissima. chi gli sta insegnando, perché è sulla strada giusta. Ho visto quella tecnica che magari ad altri è mancata, altri Ok. concorrenti. Sì, sono Romana, a te. assolutissimamente d'accordo purtroppo con Vai. Michele. Oggi sì, sono buona oggi. Sì, quello che ha detto Michele assolutamente, nel senso che si vede sicuramente, anche se nonostante a quella giovane età, ben venga questa cosa, una cura del movimento che molte poche volte si vede nelle persone, nelle ragazzine, soprattutto piccoline che studiano danza.
Ovviamente una coreografia bella, accurata, ben strutturata e sicuramente una ragazzina che si vede che studia e tecnicamente è pronta e preparata. Quindi insomma, ti è piaciuta? Sì, assolutamente sì. Bene. Nelle prossime puntate potrete vedere il riepilogo anche di questo mese con i 3 vincitori settimanali per decretare l'ultimo vincitore del mese e poi parleremo dei 4 vincitori mensili e la finalissima, quindi mi raccomando, ecco, votate nella nostra pagina Instagram festivaltalent_tv. Avete tempo fino a domenica alla mezzanotte. Io ringrazio i nostri giudici, Michele Rossi. Grazie, grazie a te, grazie a tutti. Romana Sciarretta. Grazie, grazie a tutti, grazie a te Silvia. Salutiamo Stefano De Maio, chiaramente. Ciao Stefano. E noi vi aspettiamo nella prossima puntata del Festival Talent. Un bacio da Silvia.